Io penso che il blocco sarà più o meno lo stesso dell'anno scorso. Ci sono fino ad oggi dei nuovi arrivi e non so se ce ne saranno ancora. Quello che ti posso dire è che questa squadra può raggiungere l'obiettivo, che senza andare più in là e sognare, l'obiettivo nostro è la salvezza. Se noi riusciamo l'ultima giornata, l'ultimo secondo a salvarci, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ti ripeto che è quello della salvezza. Sinceramente, io sono del parere che questa squadra si può salvare, però abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo bisogno della gente, soprattutto, abbiamo bisogno di Palermo, Palermo città, dei palermitani. Anche se vi può sembrare assurdo, abbiamo bisogno di voi, perché comunque è inutile continuare a dire, perché poi vivendo in città i tifosi si sentono, ma abbiamo bisogno di un difensore, un centrocampista, un attaccante, abbiamo bisogno. Io credo che questa squadra si deve basare su quello che ha. Io credo che partita singola il Palermo può vincere contro tutti, compreso per assurdo il Bayern Monaco che ha vinto la Champions, e può perdere contro tutti. Logicamente alla lunga i valori sono diversi. Quindi il Palermo può vincere con la Sampdoria, può vincere con la Juve che è stata campione d'Italia, però ti ripeto, alla lunga su 38 partite sicuramente i valori saranno diversi. La Juve avrà più punti e il Palermo meno punti. Però io credo che partita singola puoi vincere oggigiorno, puoi vincere contro tutti. Abbiamo giocato sabato, dopodomani c'è il campionato, quindi è un errore stare a pensare quando dobbiamo giocare con la Sampdoria ancora alla sconfitta col Modena. Sicuramente della sconfitta del Modena bisogna prendere la parte positiva, cioè capire che oggigiorno devi essere sempre al 100% se vuoi vincere delle partite. Contro una squadra di Serie A, contro una squadra di Serie B o contro una squadra di Serie C. È la stessissima cosa. Noi dobbiamo pensare a quello che abbiamo. Questi sono i giocatori che abbiamo. Abbiamo bisogno di loro e abbiamo bisogno che la gente con tanta pazienza ci dia una mano. Perché, ti ripeto, io sono tifoso della squadra della mia città. Vado al campo, perde 0-3. Anche se io sono calciatore, magari fischio anch'io. È sbagliato. In questo momento qua è sbagliato. Noi abbiamo bisogno veramente che la gente abbia tanta pazienza. Capisco tante cose, la gente viene al campo, c'ha tanti altri pensieri, come arrivare alla fine del mese, c'ha tante altre cose in testa che sono comprensibili. Però se vogliamo mantenere il Palermo in Serie A, veramente c'è bisogno di tutto. Sicuramente a 34 anni è una sfida che mi motiva tantissimo. Io sinceramente sono arrivato a gennaio dopo diversi mesi che non giocavo e il mio obiettivo era quello di dare un contributo alla squadra per raggiungere l'obiettivo che era la Serie A. Senza, tra virgolette, gloria. Quest'anno ho avuto la possibilità di fare tutto il ritiro, ho saltato mezza giornata di allenamenti e sinceramente mi sento nella condizione di dare a questa squadra, anche per usare lo stesso termine che ho usato prima, la gloria. Ecco, mentre l'anno scorso io cercavo le mie partite da 6, fondamentalmente so che sono un giocatore che nella carriera sono riuscito anche a dare, per farmi capire, un 7, un 8, ecco. Io quest'anno mi sento in condizione di poter dare al Palermo delle partite da 7 e da 8. Logicamente, ripeto, la squadra deve avere degli equilibri, il mister decide gli uomini e la cosa più importante è farsi trovare pronti. Che sono 10 minuti o che sono 90, bisogna cercare di farsi trovare pronti.